Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xudea e oggi ragazzi non potevo non parlarvi di una delle più grandi novità presenti nella season 7 di Fortnite. Ragazzi, abbiamo già visto ieri com'è cambiata, mamma mia, guardate che roba, tutta la mappa ragazzi, veramente una cosa incredibile, nuove location, posti segreti, una nuova storyline che sarà piano piano svelata durante il corso di tutta questa season. Ma ragazzi, oggi voglio portarvi proprio là ragazzi, dove c'era la nostra vecchia Rapide Rischiose, il cinema all'aperto che, come vedete ragazzi, è stato completamente sostituito da questo quadrato grigio che ha un nome ragazzi, si chiama The Block, il blocco, il cubo, traducetelo un po' come volete. E adesso voi direte: porca vaia, Xudea, ma che cacchio è questo block? Ragazzi, ve lo spiego lentamente, questo è una figata, una cosa mai vista in Fortnite ragazzi, una cosa nuovissima che fa parte proprio della nuova season e che fa parte della nuova modalità creativa. Dunque possiamo depositare della roba come vedete, ma prima di spiegarvelo ragazzi e di dirvi come funziona, vi faccio vedere il trailer ufficiale rilasciato da Epic Games relativo a The Block. Una bomba raga, una bomba! Come avete visto, purtroppo il nostro ex Rapide Rischiose è stato schiacciato proprio da questo blocco e vi spiego che cos'è. Come sapete ragazzi, nella nuova season 7 è arrivata la nuovissima modalità creativa, quella che ci consente di utilizzare la nostra fantasia per creare tutto quello che ci viene in mente. Abbiamo visto anche il trailer ufficiale della modalità creativa e abbiamo visto come sia praticamente solo la fantasia il nostro limite per fare tutto ciò che desideriamo insieme ai nostri amici. Piste da corsa, nuovi luoghi per spararci, nuovi minigame creati, insomma ragazzi, tutto quello che vogliamo. E Epic Games ha pensato bene di premiare le idee migliori portandole direttamente dalle isole private che abbiamo quando giochiamo con i nostri amici alla mappa vera di Battle Royale. Questo ragazzi non è altro che la superficie nella quale verranno collocate ogni tot giorni o una volta a settimana le creazioni migliori degli utenti. Ragazzi, è una figata perché è un metodo per rendere la mappa ogni giorno o comunque ogni settimana sempre nuova ed è un colpo di genio incredibile che Epic Games ha dimostrato di saper cogliere e di saper fare per rendere quindi il... c'è una bandiera... per rendere il gioco sempre nuovo. È veramente, credo, la cosa più geniale che gli sia mai venuta in mente in 7 season di Fortnite. E ragazzi, non sappiamo, indicativamente dovrebbe iniziare il 13 dicembre, ma ragazzi, questo è quello che vedremo fra pochissimo, fra pochi giorni, nella mappa del Battle Royale. Ogni tot giorni oppure ogni settimana troveremo una nuova location creata dagli utenti. E perché no ragazzi, una location potrebbe proprio essere la vostra. Quindi ragazzi, mi raccomando, giocate anche alla modalità creativa e chi lo sa che magari non troveremo nel Battle Royale anche la vostra creazione. Io vi ringrazio ragazzi per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, non dimenticatevi di farlo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo fra poco in live. Ciao!